Storie italiane. Un albero in fiore. Guida per i genitori. Alcuni contenuti di questo video potrebbero non essere adatti a bambini di età inferiore ai 13 anni. Molto, molto lontano, nel regno di Palia, viveva un re che aveva due figli. Una figlia, Sima, e un figlio, Ver. Nello stesso regno viveva una signora, Sarina, con le sue due figlie, Jasmine e Zara. Sarina faceva qualsiasi tipo di lavoro per far quadrare i conti, puliva i pavimenti e cucinava cibo per altre persone della città. Questo rendeva le sue figlie tristi e decisero di aiutarla. Conosco il modo perfetto per sorprendere la mamma. Cos'hai in mente? Usciamo in giardino. Avrò bisogno di due brocche piene d'acqua. La strega con cui ho lavorato era molto contenta del mio lavoro e mi ha dato una poesia incantata da recitare. Versa correttamente una brocca su di me e diventerò un albero in fiore, profumato. Raccogli quei fiori con cura senza strappare una foglia o rompere un germoglio. E poi versa la seconda brocca su di me e io tornerò ad essere un essere umano. Meraviglioso! Ma non potremo dirle come abbiamo guadagnato i soldi o lei non sarà felice. Uscirono in giardino con due brocche e due cestini vuoti. Zara si sedette e iniziò a recitare le parole magiche. La dolce fragranza dei fiori fluirà mentre in un albero io mi trasformo e crescerò. Jasmine versò la prima brocca su sua sorella e presto lei si trasformò in un albero pieno di fiori che diffusero un aroma in tutto il giardino. Jasmine strappò con cura e delicatamente i fiori e i due cestini furono pieni in pochissimo tempo. Questo dovrebbe essere sufficiente per guadagnare abbastanza per oggi. Prese la seconda brocca e la versò sull'albero e Zara si trasformò nel suo io umano. Dove potrei vendere questi fiori? Perché non vai vicino alle porte del palazzo? Potresti trovare qualcuno che pagherà bene per questi splendidi fiori. Oh, è una buona idea! Zara portò i cestini di fiori alle porte del palazzo e cominciò a parlare ad alta voce. Fiori! Fiori! Prendete i fiori profumati! Proprio in quel momento, la principessa Sima la vide dalla finestra. Corse eccitata da sua madre. Madre! Quei fiori là fuori sembrano meravigliosi! Per favore, prendimene un po'! La regina annuì e ordinò alle guardie di chiamare la ragazza dei fiori. Guardarono i bellissimi fiori e il dolce aroma dei fiori riempì la stanza. Quanto vuoi per questi bellissimi fiori? Vostra maestà, accetterò qualsiasi somma scegliate perché siamo molto poveri. La regina consegnò un sacchetto di monete d'oro a Zara, che ne fu felicissima. Grazie molte, mia regina! Zara tornò rapidamente a casa e mostrò a sua sorella la busta di monete. Jasmine la guardò con soggezione ed eccitazione. Wow! Ma non dobbiamo ancora dirlo alla mamma! Sì! Per i giorni successivi vendettero i fiori a palazzo e ricevettero tre buste piene di monete d'oro. Nel frattempo, il principe Ver era molto curioso dell'origine di quei fiori. Mi chiedo da dove vengano questi fiori. Non li ho mai visti prima. Hanno un buon profumo. Proprio in quel momento chiamò il fedele ministro di suo padre Kumar, a cui era estremamente vicino. Kumar! Sì, signore? Che fiori sono questi e da dove vengono? Una ragazza viene ogni giorno con questi fiori che tua sorella adora incredibilmente. Oh, davvero? Mi piacerebbe proprio sapere da dove li prende. Dove vive? Kumar diede a Ver indicazioni per la casa della ragazza dei fiori. Il giorno successivo, Ver andò a casa dove vide le due sorelle in giardino. Osservò Zara trasformarsi nell'albero in fiore e Jasmine prendere le foglie finché non si trasformò di nuovo in un essere umano. Wow, è stato meraviglioso! E lei è così bella! Affascinato dalla sua bellezza e dai fiori profumati, Ver tornò al palazzo dove raccontò a Kumar ciò che aveva visto. Lei è fantastica, Kumar! Io non so cosa fare! Gli raccontò di come si fosse trasformata in un albero e poi di nuovo nella bellissima umana arrostì mentre parlava.
Cos'è questa sensazione? È amore? Sembra che lo sia, principe Ver. Vedendo quanto Ver fosse rimasto colpito dalla ragazza, Kumar andò dal re e gli raccontò tutto. Il re fu molto contento di sapere che suo figlio era innamorato e la madre di lei venne convocata per incontrarlo. Signora Sarina, siete stata convocata per cenare con il re domani nella sala del palazzo reale. Vorrebbe parlare di tua figlia, la ragazza dei fiori. Detto questo, uscì, lasciando la madre piuttosto curiosa e sorpresa. Jasmine? Zara? Sì, mamma? Cosa avete combinato voi due ragazze? Perché il re mi ha fatta chiamare? E come mai hanno parlato della ragazza dei fiori? Cosa sta succedendo? Ditemelo ora. Il fatto è... Si spaventarono e le dissero tutto. Le mostrarono Zara trasformarsi in un albero e le buste di monete d'oro che avevano guadagnato. Come avete potuto fare una cosa del genere mentre sono ancora in vita? Mi dispiace, mamma. Volevamo solo aiutare. Il giorno successivo, Sarina andò nella sala del palazzo reale. Quando entrò nella sala, vide il re e la regina seduti accanto al tavolo con tantissimo cibo davanti a loro. Buon pomeriggio, maestà. Come posso essere utile? Nostro figlio si è innamorato di tua figlia Zara e desidera sposarla. Per favore, accetta questa foglia e noce di Betel come simbolo del loro fidanzamento. Sarina ora fu sollevata, sapendo che questa era la ragione per cui l'avevano convocata, e sorrise. Io accetterei umilmente questo. Sono una donna povera e questo sarebbe davvero un onore. Meraviglioso! Quindi è deciso. Il matrimonio avrà luogo subito. Si tenne un grande matrimonio ed entrambe le famiglie si rallegrarono perché Ver e Zara erano ora sposati. Dopo il matrimonio, la coppia tornò al palazzo. Ora che sei mia moglie, io vorrei che tu facessi una cosa per me. Che cosa vuoi che faccia? Vorrei che ti trasformassi nel bellissimo albero in fiore. Voglio che la fragranza si diffonda nel castello. Cosa? Non c'è bisogno di nasconderlo. Ti ho vista trasformarti in albero con i miei occhi. Per chi lo faresti se non per tuo marito? Va bene. Zara gli spiegò cosa fare ed entrambi andarono nei giardini del palazzo con le brocche d'acqua e Ver fece quello che gli era stato detto. Lo fecero ancora nei giorni successivi e la principessa, che vide tutto dalla finestra, era piuttosto gelosa. Usano questi splendidi fiori ogni giorno e non condividono mai niente con me. Devo fare qualcosa al riguardo. Il giorno dopo, Sima andò a parlare con sua madre, che era con Ver, e disse: se la mamma lo permette, allora non ho motivo di dire di no. Oh, bene. Ma prenditi cura di lei e riportala sana e salva. Grazie. Zara andò nel frutteto con Sima e le sue amiche. Voleva mostrare alle sue amiche come Zara potesse diventare un albero. Andò da Zara e disse: Zara, puoi trasformarti in un albero in fiore, giusto? Che sciocchezza! Sono solo un essere umano, non una creatura magica. Non mentire, ti ho vista farlo molte volte. Perché non puoi fare lo stesso per noi? Questo è molto egoista. Ho fatto un errore a venire qui con te. Zara tristemente accettò la richiesta della principessa e spiegò alla principessa cosa fare, e una delle ragazze portò due brocche d'acqua dal torrente. Ricordate di fare molta attenzione mentre cogliete i fiori e assicurate di non rompere i germogli o strappare le foglie. Detto questo, si sedette e una delle ragazze versò una brocca d'acqua su di lei. Wow! Così carino! In quel momento cominciò a piovere a dirotto e lampi e tuoni scesero dai cieli. Le ragazze ignorarono tutto ciò che era stato loro detto e spezzarono i germogli e i rami mentre frettolosamente coglievano i fiori. Oh, è la brocca! Versò a caso l'acqua dalla brocca e poi tutti corsero a casa in fretta. Il cattivo comportamento delle ragazze ferì Zara
che aveva lividi e ferite agli arti, facendola zoppicare ad ogni passo. Spaventata e ferita da ciò che Sima le aveva fatto, tornò a casa da sua madre zoppicando mentre camminava. Nel frattempo, visto che Sima non era tornata con Zara, la regina era furiosa. E dove è finita Zara? Chissà, siamo tornati a casa sani e salvi da soli, no? Cosa diremo ora, Ver? Preoccupata e in preda al panico per ciò che avrebbe detto al principe, la regina cercò di scoprire cosa avesse fatto Sima. Dimmi cosa è successo. La regina si sforzò di ottenere alcune informazioni da lei, ma del tutto invano. Più tardi quel giorno, Zara arrivò a casa con un commerciante di cotone, che fu abbastanza gentile da darle un passaggio a casa sua. Grazie molte, signore. Piacere mio, signora. Sua madre ebbe il cuore spezzato nel vedere sua figlia così ferita e la portò immediatamente in casa. Oh, figlia mia, cosa ti è successo? Zara raccontò a sua madre tutto ciò che era accaduto e di come la principessa l'avesse abbandonata. Non ti preoccupare, non è necessario tornare di nuovo in quell'orribile castello. Sua madre curò delicatamente tutte le sue ferite e si prese cura di lei nei giorni successivi. Di ritorno al castello, il principe attese giorni per il suo ritorno e decise di uscire da solo a cercarla. Devo trovare la mia principessa e riportarla a casa. Vai, figlio mio, e porta i miei uomini con te. Aiuteranno a trovarla più in fretta. Il principe e i suoi uomini attraversarono il regno alla ricerca della principessa. Perquisirono in lungo e in largo finché non arrivarono a casa sua. Eccoti! Ero così preoccupato! Ti ho cercata dovunque! Perché sei qui? Non sai cosa ha fatto tua sorella, mia figlia? Non avevo idea di cosa fosse successo. Ti prego, perdonami. Farò in modo che mia sorella paghi per questo. Amore mio, per favore, torna al palazzo con me. Lei è spaventata. Ha paura di essere ferita di nuovo. E ha paura di non essere accettata. E anche di essere chiamata zoppa nel regno. No, non importa. La amo per quello che è e lo farò sempre. Verrò con te ad una sola condizione. Non farai nulla a tua sorella. Io l'ho perdonata. Questo è tutto? D'accordo. Zara fu riportata al castello dove il re e la regina furono felici di vedere la loro principessa. Oh, Zara, ti prego, perdonami. Non avrei dovuto strappare i fiori. Sono stata molto sciocca. Non volevo ferirti. Va bene. E così, Ver e Zara governarono felicemente il regno di Palia e la principessa fu amata dalle persone del regno. In particolare Ver, che la accettò nonostante la sua disabilità. La amò e la trattò in modo giusto.